Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare l'ultima espansione uscita per le Case della Follia, ovvero la Loggia del Crepuscolo. Intanto, prima di tutto, ringrazio Asmodee Italia, ragazzi, grazie veramente di cuore per avermene fornito una copia per fare questo video unboxing e recensione. Questa è l'ultima fatica uscita, e va sicuro, e ve lo dirò ancora 100.000 volte ogni volta a video, le Case della Follia, se cercate un board game da fare con gli amici, la seconda edizione. È quello che fa per voi, è veramente, veramente divertente e una partita tira l'altra. Ci fate le 6 di mattina senza andare a letto e questo potrebbe essere controproducente. Comunque, le Case della Follia, l'espansione Loggia del Crepuscolo, che ci butta questa volta nei panni di due nuovi investigatori, un nuovo mostro all'interno della scatola, più carte, ovviamente, tile, cose nuove, anche qualche regoletta nuova alla fin fine, legate appunto all'abilità dei due investigatori e del mostro che c'è nuovo. Ci butta dentro questa casa alla ricerca di informazioni, questo gruppo occulto, se vogliamo dire, forse culto ci sta anche meglio, che un po' ricorda la massoneria, con il fatto dei misteri, che loro da sotto vogliono manovrare la politica e il mondo superiore, un po' ricorda anche i vampiri secoli bui, se vogliamo, e i nostri investigatori, con due investigatori nuovi, verranno richiamati dentro questa casa per risolvere i misteri che poi, ovviamente, come sempre, avranno un degenero sul lato molto più lovecraftiano e Cthulhu, come piace a noi e come appunto Arkham Horror e le Case della Follia insegnano. Ma iniziamo con l'unboxing. Allora, procediamo con l'unboxing. Questa è la scatolina del gioco dell'espansione La Loggia del Crepuscolo e vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Mentre togliamo la prima parte in cartone, all'interno ci sono. Io vedo quattro pedine, andiamole un pochino a vedere. Andiamole un pochino a vedere. E all'interno ci sono un mostro, che ovviamente andrà attaccato sulla sua base, però ve li faccio vedere così. La nuova investigatrice, il nuovo investigatore e un altro mostro, come quello prima, che sono i due tipi di nuovi mostri. Inseriti nell'espansione Loggia del Crepuscolo e che si vanno ad aggiungere a tutti gli altri mostri comprensivi nel pacchetto di base delle Case della Follia. Vediamo che altro c'è dentro. Ovviamente una piccola panoramica dell'espansione, le Case della Follia e una piccola panoramica dell'espansione con quello che è il contenuto, la descrizione della Loggia del Crepuscolo, un po' di lore non fa mai male. E quello che poi alla fine è comprensivo dentro la scatolina che abbiamo aperto ora. I tile di gioco, che dovrebbero essere tre semplici tile di gioco, come tutti quelli del gioco doppia faccia. E qua giù vedete ci sono i nuovi segnalini, che non so cosa saranno, segnali obiettivo o qualcosa del genere, immagino. I segnalini del mostro, che è un Wraith, è uno spettro. E poi i segnalini obiettivo, più le stanze. E gli altri tile da mettere all'interno del tabellone di gioco. E per finire, altre cose qua dentro, ci sono le carte dei nuovi investigatori. Queste qua. Le nuove carte oggetto che verranno trovate all'interno della loggia. E poi per finire, le due basi nere su cui attaccare i due nuovi mostri, vedete, hanno tutti quanti un pippolino per attaccarcelo sopra, e dentro ci verranno inserite le carte che invece vi ho fatto vedere precedentemente. Allora, l'avventura comincia. Questi siamo noi, gli investigatori. Questa è una zona di esplorazione per vedere cosa ci sarà nella stanza successiva e questa, come vedete, è l'app che riporta direttamente quello che vedete sul tabellone. Ricordo che nelle Case della Follia, seconda edizione, non si può giocare senza scaricare l'app perché appunto è collegata ed è l'app che vi dice cosa succederà e come andare avanti nell'avventura. Siamo stati portati nella loggia, del crepuscolo, siamo stati incarcerati in questa cella. La nostra missione adesso è di scappare dalla loggia del crepuscolo, ma anche trovare delle prove, tanto sentite i suoni, trovare anche delle prove che appunto attestino il fatto che qua giù stanno succedendo, si stanno svolgendo degli atti, insomma, non del tutto legali, mettiamola così, e ci sarà anche dell'altro. Andiamo avanti. Ok, abbiamo sentito uno sferragliare dietro la porta della cella.
mia moglie ha deciso di aspettare acquattata per attaccare chiunque stesse per entrare, si è rivelato essere un cultista che ci ha attaccati. Quindi ora è arrivato il momento, visto che mia moglie ha provato la prima azione di attaccarlo ma l'ha fallita, è arrivato il momento di provare la seconda azione, perché vi ricordo in questo gioco ogni personaggio, ogni investigatore ha due azioni, che possono essere due azioni di attacco, due azioni di movimento o le altre che si possono fare. Quindi io dall'app del gioco vado nella lista mostri, vado a selezionare il mostro che vedete che è un cultista che ha due punti ferita e vado a fare attacca. Visto che mia moglie è disarmata, però il suo personaggio, che è questo qua giù che vedete sulla carta, il suo personaggio fa il Kung Fu ovviamente, no? Conosce bene l'arte del Kung Fu e quindi delle arti marziali, per ogni danno che fa ne fa due aggiuntivi, perché questo è un personaggio che picchia meglio in corpo a corpo e disarmato che non con armi da fuoco. Quindi dall'app vado a selezionare disarmato, senza armi, ok, e vediamo l'app cosa ci dice di fare. L'applicazione ci dice: sferri un pugno allo stomaco del tuo avversario e quando la figura si china per schivare il primo colpo, assesti un altro pugno alla sua testa scoperta. Devi tirare, devi fare un check su forza e devi fare almeno due risultati. A 4 di forza, avrò di forza sulla scheda e 4, tira 4 dadi e vediamo quale sarà l'esito. Ha fatto, come potete vedere, ha fatto un successo, che non sarebbe abbastanza perché ne doveva fare almeno 2, un successo, e ha fatto anche la possibilità di usare un segnalino indizio, il suo ultimo, che scarta, e quindi automaticamente questo successo lo può, questo indizio lo può trasformare in un successo, raggiungendo i 2 che avrebbe dovuto fare per colpirlo. Ma vediamo cosa dice l'app. Se è successo, colpisci l'avversario alla tempia, tramortendolo per qualche istante. Il mostro subisce 3 danni, quindi non ti dice nemmeno tira, vedi i danni del tuo personaggio, o non ti dice neanche vedi i danni che hai fatto tirando i risultati, ma ti dice automaticamente ne subisce 3. Quindi il mostro ha subito 3 danni e io dall'app qua giù vado a selezionare, vado ad aggiungere col più i danni al mostro, 1, 2, e vedete che già ne bastano 2 per ucciderlo perché non aveva 2 di punti di ferita, quindi faccio conferma e andiamo avanti, e ora l'app ci dirà che cosa succede. Ok, fase di miti finita, abbiamo risolto il combattimento, né mia moglie né io siamo rimasti feriti, però ogni volta che finite una fase di miti, quindi il combattimento con il mostro è finito, dovete sempre tramite l'app cliccare sul mostro e fare la fase di terrore, perché comunque tutti i personaggi, per quanto possano essere più o meno coraggiosi, dovranno fare una prova di terrore verso gli orrori che troveranno nei pacchetti delle case della follia. Quindi dall'app selezionate il mostro, selezionate il check da fare, quindi prova di terrore, leggete il testo e quello che vi verrà chiesto di fare. Semplicemente vi verranno chiesto di tirare tot dadi e se riuscirete su una caratteristica del vostro personaggio avrete superato la prova terrore e non prenderete appunto carte terrore che poi più avanti potrebbero essere girate a faccia in su e darvi un esito negativo, e quindi il vostro personaggio impazzirà e potrebbe remare contro il gruppo pur di vincere la partita. Abbiamo aperto un'altra porta, stiamo uscendo dalla zona delle celle, mia moglie è entrata e abbiamo trovato praticamente un'anticamera, una specie di piccolo salotto, e in fondo là c'è un cavò. Come vedete c'è il segnalino di un oggetto, di una perlustrazione, un segnalino di perlustrazione vera e propria per vedere poi cosa succederà nella stanza successiva, cosa verrà svelato, e un segnalino missione. Questi qui sono sempre segnalini della missione principale. Quindi il mio personaggio ha 2 azioni, con la prima mi muovo nella stanza, con la seconda cerco cos'è questo oggetto e lo vado a selezionare sull'app. Ora abbiate pazienza che la sposto un attimo così leggo cosa succede. Comunque ricordatevi sempre di fare tutto con l'app, tutte le azioni. Questo qui è un gioco che senza l'app non può funzionare. Clicco sull'app e mi dice: una singola e profonda crepa attraversa tutto il muro. Se qualcuno riuscisse a passarci attraverso, forse potrebbe trovare un modo di fuggire, ma provarci senza aiuto richiederà molto tempo e molto rumore che metterà in allarme quelli al piano di sopra, perché ricordiamo che noi siamo nelle cripte, nelle celle, nelle prigioni. Sopra c'è la loggia del crepuscolo che stanno facendo baldoria e potrebbero sentirci venire giù. Quindi l'azione mi dice sfonda il muro oppure annulla l'azione. Io ci provo a questo punto qui perché sennò è inutile averlo fatto. Fortunatamente l'usura del tempo ha indebolito la pietra in qualche punto, ma servirà comunque uno sforzo notevole per riuscire a sfondare il muro. Ok, ora praticamente l'applicazione mi chiede di fare un check su forza e io tiro 3 dadi e poi col più o col meno segnare i risultati che ho ottenuto. Quindi prendo i 3 dadi, li tiro
ho fatto nessun successo, però io praticamente questi successi potrei, io siccome voglio scappare, magari fare una cazzata, li converto tutti e tre, tutti e tre in successi usando appunto i segnalini appropriati. Li uso, do i tre risultati sull'applicazione segnando il più e leggiamo che cosa succederà. Do conferma. La pietra tenta di resistere ai tuoi colpi ma inizia a scheggiarsi. Quindi vado avanti, faccio continua e non è successo niente. Praticamente sì, ci ho dato un po' di colpi, la roccia inizia a tremare, ma serviranno molti più successi e l'aiuto magari di mia moglie nel turno successivo per scappare da quel buco. In questa situazione, come vedete, ci troviamo in una cantina, abbiamo due porte alate che ci potrebbero condurre appunto in due strade differenti, un altro obiettivo, un oggetto esplorazione più due mostri, un altro cultista che attacca me e un wraith, uno spettro che attacca mia moglie. Abbiamo già fatto il combattimento, risolto tutto quanto, adesso che bisogna fare la prova di orrore, la faremo separatamente perché mia moglie dovrà farlo per lo spettro che è in corpo a corpo e io per il cultista che è in corpo a corpo. Quindi come al solito andate sull'app, cliccate prova di orrore, cliccate sul mostro e vi dirà l'app cosa dovrete fare, che tipo di risultato dovrete superare. L'obiettivo blu laggiù in fondo è un rompicapo. I rompicapo hanno avuto la genialata appunto usando l'app, non si risolvono semplicemente facendo un check con i dadi e superando una prova di abilità come tutte le altre, ma proprio nell'app del gioco ci sono dei rompicapo di varia natura che dovete risolvere spostando le figure. Questa secondo me è stata la genialata che ha fuso il board game a un gioco per il computer. Questa app, ragazzi, lo valorizza da morire. Comunque il gioco è bene o male quello che avete visto finora, tutto un successivo investigamento, cercare gli oggetti e ovviamente parlare con NPC, risolvere i misteri, combattere, prove di orrore, insomma quello che avete visto finora che vi abbiamo mostrato in questa velocissima partita è quello che trovate poi nel pacchetto e nell'offerta, ma quello che lo fa veramente da sovrana è il Dungeon Master che avete qui dentro, che ogni volta vi cambia la storia, quindi se questa mappa la rigiocheremo più avanti non sarà la stessa ed è una figata assurda. Ragazzi, che dire, le case della follia, l'espansione della loggia del crepuscolo, voto 9 su 10, veramente se vi è piaciuto il gioco base prendetela assolutamente che è uno spettacolo e con l'applicazione poi che vi fa da Dungeon Master è ancora più bella, quindi voto 9 su 10, ancora un sentito grazie ovviamente a Asmo d'Italia che ci ha fornito una copia per la recensione e che dire ragazzi, prendetelo, le case della follia è veramente uno spettacolo per tutti gli amanti di board game e di Lovecraft. Ciao ragazzi, alla prossima!